è Giuseppe Leone, per tutti Pino, un pensionato fanese di 68 anni che fra qualche giorno partirà dalla città della fortuna per partecipare a una delle gare più importanti e difficili, la Parigi-Brest-Parigi. Giuseppe si è avvicinato al ciclismo 23 anni fa, all'età di 45 anni, e dal mese di giugno è stato nominato capitano della nazionale italiana randonneur. Domenica 18 agosto ben 7.000 persone provenienti da tutto il mondo si ritroveranno in Francia per la gara considerata da tutti come l'Olimpiade della randonnée e alla quale per partecipare è necessario conseguire dei brevetti ufficiali. Il percorso che li aspetta infatti è arduo, di 1.220 km per 11.500 di dislivello. La Parigi-Brest-Parigi, nata nel 1904, si disputa solo ogni 4 anni. Un appuntamento imperdibile per gli amanti di questa disciplina, ma che richiede un grande sforzo, concentrazione e preparazione. E noi, nella sede della società ciclistica dilettantistica fanese adiacente allo stadio Mancini, abbiamo incontrato Giuseppe, l'unico della città iscritto alla corsa amatoriale francese. Sì, diciamo che in questo fine settimana farò in 3 giorni circa 500 km per scaldare la gamba. Ma nella Parigi-Brest-Parigi c'è un limite massimo a 90 ore, che però rappresenta solo il massimo, uno può impiegare anche molto di meno. Ognuno ha le sue strategie in questo tipo di manifestazioni. C'è chi ama dormire in maniera regolare, chi invece preferisce fare i più chilometri possibile prima, quando è fresco, e poi magari fermarsi più volte nella seconda parte della manifestazione. E tanto sarà il calore della gente che accoglierà i randonneur lungo il percorso, che è sempre lo stesso da oltre 60 anni. Ma bambini che ti chiedono il 5 davanti a casa, persone che incontri che suonano la cornamusa per tutta la durata della manifestazione, altra gente che ti offre il caffè di notte mentre sei lì stanco e magari c'hai anche un po' di sonno. Ho incontrato l'altra volta un tizio che era lì all'andata e ho trovato lì anche al ritorno. In una rotatoria, questo era seduto su una sedia, leggeva il giornale suo e vedeva passare le persone. Che cosa si augura per questa randonnée? Un successo da parte dell'Italia, che al di là di quello che è la presenza francese, che è la più in assoluto la maggiore, possa rientrare nelle prime 3 nazioni del mondo. L'importante è affrontare il percorso non scontrandosi con degli avversari, ma incontrando degli amici nel giusto modo. Io dico che bisogna, come si dice alla fanese, bisogna mangiarci il pane col ciclismo, nel senso che non bisogna abbuffarsi in poco tempo, ma viverlo costantemente, diventa un bel compagno di vita. E allora in bocca al lupo Giuseppe, e bonne route, buona strada.